La magnificenza di questo teatro sorpassa tutto ciò che la poesia e il romanzo abbiano potuto descrivere. Questo giovane promette di andare lontano e di uguagliare ben presto tutti i maggiori maestri che ci siano mai stati. Niccolò Iommelli nasce ad Aversa nel 1714 e ben presto mostra una predisposizione alle arti della musica e entra nel Conservatorio di Sant'Onofrio tra i 10 e gli 11 anni per poi passare al Conservatorio della Pietà dei Turchini tra i suoi maestri Nicola Fabio. Aversa nel Settecento dà i natali a Iommelli. Aversa è una sede importante, di una officina di cultura sicuramente. I mecenati, l'aristocrazia locale, il clero promuovevano, sostenevano la musica. Anche la musica aveva una valenza sociale. Per le varie funzioni religiose che si tenevano in cattedrale, che si tenevano nelle varie chiese di Aversa. E questa musica, che la gente capiva poco, perché era il latino, cantato in latino, cioè, però c'erano queste manifestazioni, c'erano queste rappresentazioni che suscitavano comunque nelle persone dei sentimenti, delle sensazioni, ma anche delle idee. A Napoli nel Settecento erano attivi quattro conservatori che istruivano i ragazzi nelle arti della musica. I quattro conservatori erano Santa Maria di Loreto, dei Poveri di Gesù Cristo, della Pietà dei Turchini e di Sant'Onofrio a Capuana. Ed è proprio in quest'ultimo che muove i primi passi di discente il nostro Niccolò Iommelli. È un musicista che ha un iter normale di apprendistato e che ben presto debutta sulle scene napoletane. Infatti il suo debutto ufficiale è nel 1737 al Teatro Nuovo sopra Toledo con una commedia per musica dal titolo L'errore amoroso. Iommelli ha prodotto un altro capolavoro, ma io non posso più ascoltarlo, perché mi sconvolge troppo violentemente il cuore. Non passerà molto e questo giovane sarà lo stupore e l'ammirazione di tutta Europa. Dopo aver riscosso notevoli successi nelle varie piazze italiane, Niccolò Iommelli ritorna in patria ed è invitato a scrivere per il maggior teatro della città, anzi uno dei teatri più in vista d'Europa, che era il Teatro di San Carlo. Ben presto comunque la sua fama oltrepassa le Alpi e il suo nome diventa un nome internazionale. E dopo uno spettacolo che fu rappresentato alla corte di Vienna, Metastasio ebbe modo di scrivere: nel giorno natalizio del nostro augustissimo principe
andò in scena in questo teatro La mia Didone, ornata d'una musica che ha giustamente sorpresa ed incantata la città e la corte. È piena di grazia, di fondo, di novità, d'armonia e soprattutto d'espressione. Tutto parla, sino ai violini ed ai contrabbassi. Io non ho finora in questo genere inteso cosa che m'abbia più persuaso. L'autore è un napoletano chiamato Niccolò Iommelli. Iommelli è il migliore maestro che io conosca. Credetemi, io non ho parzialità. Troverete in lui congiunte l'eccessiva abilità e la docilità senza uguale. Il progetto dell'isola disabitata di Niccolò Iommelli e di Metastasio è molto particolare, non solo perché ci impone di allestire un'opera di un autore di cui celebriamo i 300 anni dalla nascita, ma anche perché ci costringe a interrogarci su come oggi la figura di un musicista come Iommelli e quest'opera in particolare arrivi a noi e debba essere da noi affrontata in un contesto ben diverso dal semplice mettere in scena uno spettacolo in musica. L'opera di Iommelli è stata importante per il teatro e musica napoletano perché lui, prima di tanti altri, ha incominciato a esplorare nuove forme su quella che è la scrittura orchestrale. La musica del Settecento napoletano era una musica che guardava sempre alla ricerca di nuove forme e Iommelli, in particolare, considerato una sorta di Gluck italiano, cercava di esplorare forme meno, diciamo, locali e più europee. Niccolò Iommelli ha tutti gli effetti uno dei massimi rappresentanti di quei musicisti intellettuali di scuola napoletana che furono però cittadini dell'Europa tutta. Durante la fulgida carriera ebbero modo anche di incontrare e di essere apprezzati da grandi figure della cultura dell'epoca. Penso al padre Martini a Bologna, penso a Metastasio a Vienna che a più riprese manifestò il suo apprezzamento per questo musicista. Lui che era figura sempre molto critica e molto problematica appunto sulle intonazioni dei libretti con cui aveva arricchito la vita di corte non solo dell'Europa tutta. La sala che ci ospita, per esempio, vide il debutto di Armida abbandonata nel 1770, una delle ultime opere di Iommelli, che ebbe uno spettatore d'eccezione, il giovane Mozart in uno dei suoi viaggi qui a Napoli. E anche lì Mozart rimase colpito comunque dalla musica di questa figura prestigiosa e sempre un vegliardo all'epoca tra i protagonisti appunto della vita musicale, ma che aveva lasciato il segno ed era destinato ancora a lasciare il segno nell'elogio, per esempio, molto sentito che fu dedicato a lui dal Saverio Mattei, accostandolo non a caso proprio a quel Metastasio che tanto aveva favorito e tanto aveva coltivato la musica di questo cittadino napoletano e del mondo. Iommelli né ha corrotto né ha cambiato lo stile. Vedrete, questa musica sarà adorata, venerata e suonata per tutti i cembali e durerà finché ci sarà gusto di armonia. Quest'anno è molto importante proprio perché ricorre il trecentenario della nascita di questo grande artista di cui la nostra scuola porta il nome. L'obiettivo di questo percorso è proprio quello di portare alla luce
un grande artista, quindi la sua personalità, non solo quindi come musicista, ma proprio come uomo. Sempre cara mi fu questa città normanna e questa musica che da tanta parte suona e si fa sentire. Le celebrazioni hanno avuto una serie di iniziative che si sono svolte durante tutto l'arco dell'anno, a partire dalla preparazione verso gli alunni su un testo locale di Nicolò Iommelli, la visita ai luoghi iommelliani. Di pomeriggio i ragazzi si sono esercitati nella musica di Iommelli. I ragazzi sono stati attratti soprattutto dalla vita, da questa vita avventurosa di questo musicista che comunque nato ad Aversa poi non ha svolto qui la sua attività di musicista, ma prima a Napoli e poi, come sappiamo un po' tutti, in Germania, che è stata la sua seconda patria. La conoscenza di un personaggio illustre come questo, che appartiene al nostro territorio, è proprio una speranza per noi giovani. Aversa ricorda spesso Iommelli, è stato fondamentale nella riorganizzazione della musica non solo italiana ma europea. Invece Iommelli è tornato qui, è vissuto qui e ha passato la sua vita qui, non la vita nel senso il resto della sua vita, poi è morto a Napoli, l'hanno sepolto a Santa Agostina da Zecca. Iommelli non arriva a noi solo perché Iommelli, ma arriva a noi perché attraversa tre secoli e in questi tre secoli abbiamo avuto la fortuna di avere i massimi esponenti della scuola musicale di composizione e va letto assolutamente in chiave di questo gioco assolutamente storico di viaggio del tempo in avanti e indietro. È il teatro che è un luogo in cui il tempo o il metatempo può essere giocato con rimandi al passato e al futuro e noi abbiamo l'obbligo morale di fare questo.